Ciao ragazze e ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Allora, io sono Daniele Danzu e oggi, raga, siamo tornati finalmente dopo questa pausa estiva alla Legacy Challenge, raga. Allora, io sto registrando questi episodi con un po' di anticipo, semplicemente perché non mi voglio trovare a non mantenere, diciamo, la programmazione, diciamo, che mi sono messo in testa, tra virgolette. E qui abbiamo il nostro bellissimo Gabriel, bellino, a me piace un sacco. E oggi, ragazzi, siccome è sabato, lui non va a scuola. Volevo un pochino, diciamo, passare del tempo sia con lui ma anche con la nostra Danielle, perché vorrei innanzitutto andare avanti con la sua aspirazione. Tra l'altro, volevo farvi vedere una cosa. Sotto consiglio di una mia follower, ho messo il, che saluto tantissimo, ma non dico il nome, non si sa mai, non vuole essere nominata, non lo so perché c'è il suo nome proprio su YouTube. Ho messo il cosino qui delle marionette. Ho cambiato un pochino la cameretta del nostro Gabriel. Guardate lui. No, allora, a parte che ti siedi qui. Vabbè, voleva fare i compiti, glieli faccio fare, però magari non in, diciamo, nella stanza dei genitori. Lui, guardate, niente, lui vuole fare i compiti là. E vabbè, falli là, che te devo dire. Tanto non è che ci dai fastidio. Mentre la nostra Danielle si è svegliata. Lei ovviamente deve mangiare e farsi la doccia. Sono le 8:10 di sabato mattina. Molto bene. Come potete vedere, noi dobbiamo raccogliere 5.000 simoleon in donazioni. Quindi direi che, appunto, voglio stare sì un po' con Gabriel, ma voglio andare avanti con la carriera di Danielle. Anche perché siamo a livello 8. Quindi ci manca poco per massimizzare anche questa, cioè, questa carriera, e io sarei felicissimo di questa cosa, cioè assolutamente. Tra l'altro, raga, è uscito lo staff pack di Moschino e io non vedo l'ora di portare anche quello che c'è appunto nello staff pack all'interno della Legacy o comunque di qualche mio gameplay. Mi piacerebbe nella Legacy, ma sto cercando di capire come appunto diciamo come fare per portarlo nella Legacy. Allora, lui sta benissimo, ha fatto i compiti già, completato addirittura, che bravo, accidenti, proprio bravo. Sì, vai anche a ripulire i piatti. No, vabbè, favoloso. Comunque, raga, questa casetta è molto bella, ma è un po' priva di decorazioni, eccetera, eccetera. Quindi, con calma, vorrei migliorare, diciamo, anche questa cosa. Vorrei comunque abbellirla sempre di più. Allora, tesoro, bravo con l'educazione. Vieni qui, io ti faccio un attimo chattare con... vediamo un po'. Oddio. Raga, comunque devo dire che ultimamente ho notato che il mio computer leggermente si è un po' rallentato e questa cosa mi mette un'ansia pazzesca. Spero che regga veramente. No. Oddio, ma lui pulisce tranquillamente. Ma che bravo. Lei avrebbe bisogno di mangiucchiare qualcosina, quindi io direi di prendere gli avanzi. Ma ti eri appena mangiata una fetta di torta al cioccolato? Niente. Raj, scusate. Ah, novità su Raj. Raj oggi andrà al lavoro. Spero che venga promosso, anche se sta diventando davvero difficile. Cioè, la carriera del cuoco comunque non è proprio facilissima. Allora, tesoro, tu vai in bagno, che poi usciamo con mamma. Forza, forza. Vi porto in un bel posto in realtà, che sarebbe di fronte al cimitero dove siamo già andati. È primavera, quindi spero. Guardiamo un attimo il calendario. Ci sarebbe una vetrina dei talenti dalle 18. Qui c'è un compleanno. Raga, della nostra Danielle. Porca miseria. E abbiamo anche il Festival dell'Amore. Ok, va bene. Allora, andiamo, usciamo. Qui viaggia, assolutamente, viaggiamo con... Dov'è il nostro piccolino? Eccolo, Gabriel Bert. Ok, possiamo viaggiare. E vorrei andare in un posto qui a Newcrest. Credo che ci sia. E mi sa che già ve l'ho fatto vedere. No, ma in realtà non andiamo a Newcrest. Guarda, vi porto... So io dove, perché mi serve la palestrina. Quindi andiamo a Willow Creek.
e andiamo nel nostro bellissimo bocciolo di Magnolia, la versione però modificata da me, se non erro, spero vivamente. Comunque raga, devo dire la verità, più passa il tempo e più mi piace questa nuova schermata, ormai ce l'abbiamo da più di 2-3 mesi, questa cosa celeste, questo nuovo plumbo, mi piace, assolutamente. Devo dire che alla fine, vuoi o non vuoi, all'inizio siamo un po' tutti scettici, ma in realtà sono proprio belle le cose che aggiungono con gli aggiornamenti gratuiti. Allora, già che non piove è tanta roba. Allora, lui innanzitutto io direi di iniziare il raduno del club Piccole Pesti è iniziato molto molto bene e io direi che chiedi di farti spingere direi con Cristina Bida, così almeno socializziamo anche un pochino con i nostri diciamo compagni di club. Andiamo, vai, vieni Bida, vieni, andiamo a spingere sull'altalena, mentre la nostra Danielle, magari qui io avevo aggiunto anche tutta una zona per i bimbi. Danielle, magari se c'è qualcuno, non c'è nessuno in questo momento di sabato, possibile che non ci sia nessuno? No, vabbè, non ci credo, vabbè, allora tesoro, vieni qui e gioca. Visto che ci troviamo, sviluppiamo altro tipo di... Ah, è lei che spinge lui, adoro. Ma lui chi è? Krishna. Oddio, ha preso un'altalenata in faccia. Come facciamo a divertirci? Ok, potremmo venire qui e giocare insieme. Per la... Basta farti spingere dalla tipa qui, su via. È vero che facciamo un po' di amicizia, a furia di spingere, però, porca miseria. Andiamo e giochiamo un po' qui. Intanto sta arrivando un po' di... Per l'appunto, presentazione incantevole. Vediamo di che si tratta innanzitutto. Oh, che carina. Comunque, la nostra Danielle vince su tutti, raga. Cioè, lei rimarrà... guardate. No, vabbè. Ok, cosa... Siamo già amici, non lo so. Presentazione incantevole, non lo so. Oddio, ma amica, no. Cioè, no, assolutamente no. Ma non c'è, chiedi di... Ecco, c'era. Ok, aspettate, l'avevo visto. Altre scelte, qui, chiedi di essere solo amici. Ma che fai, flirty? No, assolutamente no. Decisamente no, direi. Ma ci facciamo amicizia. Chiedi di giocare... No, se ne sta andando. Vabbè. Proviamo con lui. Aspetta, proviamo a chiedere una donazione. Aspetta, impara a conoscere. Complimento sincero. Ma no, dobbiamo... Tesoro. No, dobbiamo rimanere solo amici. Chiedi di essere solo amici, per l'appunto. Perché non vogliamo casini. Assolutamente no, ragazzi. Chi della carriera? Ma semplicemente perché mi piace Raj. E poi no, basta, cioè, ha avuto... Raccoglie una donazione. Ti immagini che ce la dà 1000 simoleon così, dal nulla? Sarebbe gran cosa. Ma non credo, raga. Discuti degli interessi. Parla della temperatura fresca. Niente, se n'è andato, cioè tempo perso proprio. Lui cosa sta facendo in tutto questo? Sta andando forse a prendere dell'acqua? Ma che fa? Cosa fa? Va a prendere dell'acqua. Amico, giochiamo insieme. Dai che sei giocoso, e facciamo la terza qui, la cosa lì dell'aspirazione. Vieni subito qui. Aspetta che ti devo fare una foto. Aspetta che ci sta. Girl. Bellissima. Sempre insieme a... al cuginetto ormai, eh. Scusate. Sì. Magari speriamo torni un po'. Dai, torna. Bravo. Olè.
Speriamo che sia venuta qualche foto decente. Comunque c'è sempre... Cos'è quella macchia? Ma che cos'è quella macchia? Parla dell'animale preferito. No, niente di malizioso, te prego. Invita Cristina a giocare, per l'appunto. Lei sta giocando a scacchi. No, dobbiamo chiedere delle donazioni, raga. Chi c'è nei dintorni? Non è possibile comunque non poter chiedere delle donazioni. Mi piace che lei giochi a scacchi e ci possiamo benissimo dedicare anche al nostro... Ah, lui pulisce, molto bene. Ma non è questa una palestrina da gioco? Forse è questa, raga. Giochiamo al pirata insieme, forse è quella la palestrina da gioco. Proviamoci, una delle due deve essere. Speriamo di giocare con anche i nostri amici. Tutto a posto, cioè... Sì, era quello. Ah, ma potremmo fare una cosa... Sarebbe bellissima. Consegui livello 5 di abilità motore, esercitati nella battitura per 4 ore. Ok, lo faremo a casa, magari il livello 5 di attività motoria però la possiamo fare oggi. Raga, c'è Victor Fang, quindi... presentazione... Allegra, dai. Proviamoci. No, tesoro, devi assolutamente andare da Victor Fang e fare la tua bellissima presentazione. Abbiamo bisogno di... ok. Ah, siamo amichevoli? Sì, partiamo con un buon... parla della temperatura fresca. Fa un'imitazione. Cerchiamo di essere simpatici. Chiedi della carriera, facciamo un po' di amicizia. No, lui no. Potremmo raccogliere una donazione anche da lui. Racconto una barzelletta sulla moda. Guardate, lei si siede, molto brava. Ha capito che deve un attimo fare qua il fatto. Deve essere un po' amica. Raccogliamo una donazione di 100 simoleon. No, ma non se ne può andare. Che dai, che due coglioni. Ma perché se ne vanno tutti, raga? Ma porca miseria. Scusate, ho anche detto una parolaccia, però, cioè, ora, è vero che sta ancora là. Vediamo se lo riusciamo a beccare ancora. Se ne vanno tutti, porca miseria. Parla di cucina. Ah, si è fermato. Zitto, zitto che si è fermato. Ah, la raggiunge, almeno, vediamo un po'. Racconta una storia sensazionale e proviamo. Dai consigli genitoriali, anche se loro non hanno figli. Spettegola. Comunque, raga, io ogni volta che vedo Victor Fang mi ricordo Dynasty, la nostra Nina Caliente. Che ridere lei. Che ridere, assolutamente. Cioè, mi ha fatto morire dal ridere quando c'è sta, quando è andata con lui. Cioè, sono morto dal ridere. Vediamo se ci dà una... magari sì. Magari sì. Magari ci dà una bella donazione. Spettegola. Ci sto facendo... Parla del tempo nuvoloso. Cosa me ne devo fare della donazione di 100 euro, raga? Ha parlato con passione, ma non è bastato per assicurarsi una donazione. Cerchiamo di diventarci amici. Promuoviamo la causa, magari ci dà, ci è di aiuto. Comunque parlo di Dynasty e arriva una Alberghini. Adoro. Comunque raga, questo sarà un episodio un po' per, come si dice, per rientrare un pochino nel gioco. Congratulazioni per aver promosso con successo la causa. Molto bene, tesoro. Mi vuoi dare, che so, una donazione da 1000 simoleon, così? Per ora ha preso 250. Cosa stanno facendo? Cioè, a cosa si deve arrivare per avere una donazione? No, vabbè, che ridere. Beh, dagliela sta donazione da 1000 simoleon. Su, via, dai. Chiedi della carriera. Stiamo diventando anche amici, Victor Fang. Te la sto facendo anche un po' annusare. Cioè, altre scelte. Amichevole, carriera politica. Raccogli una donazione. Ma che 100 euro? No, raga. Zero proprio. Ok, siamo amici. Siamo amici. Ora tu mi devi dare dei soldi. Cioè, su, via. Racconta una storia buffa. No, che 25 simoleon è riuscita ad assicurarsi. Ma che porca miseria.
Facciamo altri 100 così. Sarà un po' difficile raggiungere i 5.000 simoleon. Va bene, allora passiamo a Gabriel. Cosa sta facendo? Lui sta parlando con chi? Con lui. Molto bene. Allora, volevo provare a fare una cosa. Dato che ci sono un sacco di bambini, allora facciamo uno spettacolo di marionette per il mio mostro. E possiamo mettere tutti loro. C'è anche Jacopo Pancakes, perché sì, i pancakes nella mia cosa di salvataggio. E sta piovendo. No, vabbè, adoro. Si vedranno lo spettacolo delle marionette con gli ombrelli, praticamente. Adorerei. Eccola qui, guardate che si siedono. Carinissimi, peccato che stia piovendo, raga. Ma questa è la situazione. Che bello il nostro club che guarda, diciamo, lo spettacolo del piccolo Gabriel. Bellino. Guardate, carinissimo. Adoro, 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 adoro. Bravo, 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 eh. Allora, vediamo se 434, addirittura. Girl. Amicizia con la Bida, conoscenti. Eliza, conoscenti. E amicizia con il cuginetto Albert. Adoro. Bellissimo. Bellissimo. Ok, allora possiamo terminare qui lo spettacolo, e io direi di far terminare anche il raduno, perché voglio appunto tornare a casa e andare avanti un po' con l'aspirazione del piccolo Gabriel. Vorrei appunto esercitarci nella battitura, anche perché sta piovendo, quindi non ci sarebbe ovviamente granché da fare. Lei sta tornando a casa, quindi niente, raga, ci vediamo quando loro tornano a casa. Eccoci, eccoci qui, siamo tornati, raga, siamo praticamente a casina. Dov'è il piccolo? Guardate Gabriel, cosa sta facendo? Starà giocando sicuramente. O forse no, guardiamo, guardiamo. Esplora i siti adatti ai bambini. No, allora tesoro, io vorrei che tu ti esercitassi nella battitura. In tutto questo, raga, lui c'ha come abilità l'abilità sociale a livello 10. Adoro. Quindi, sì. Io ti metto qui a fare un po' qui di roba. Lei sta mangiando. No, che è il calendario? Chi se ne frega il calendario? Lui invece dovrebbe andare al lavoro a breve, anzi fra 18 minuti. Quindi niente, lo farò andare al lavoro. Magari... Cos'è? Ogni tanto si blocca, ma forse è questo appartamento. Sfiora lievemente la guancia. Carino! Carino, voglio vedere questa... Ma cos'è? Sfiora leggermente la guancia. Oh, amore. E lei si scioglie. Vabbè, raga, comunque lui pazzesco. Cioè, è diventato un playboy pazzesco. Cioè, più che un playboy, un romanticone. Meno male che non era assolutamente flirtante. Meno male. Adesso. Scusate, mi è uscito un po' il pugliese che è in me. Allora, facciamo così. Sempre per l'idea della chiacchierata, chiedi di chiacchierare Cameron. Ma noi con Cameron siamo amici? Sì, credo di sì. Credo proprio di sì. Cameron Lewis, sì, siamo amici. Molto, molto bene. Io ho sempre paura che mi cresca Albert. In realtà, guardate, lei è piena di amici, in realtà. C'è anche la Mary. Scusa, eccolo Cameron. Ciao! Bentornata a Samai Shuno. Fai un'imitazione. Lei dice, sì, guarda, tutto bene, tu come stai? E lui gli chiede, beh, allora con la carriera vedo che sta andando molto bene, perché cioè, ormai sei a livello 8, quindi... Cioè, ormai sei abbastanza anche conosciuta. E lui dice, no, va molto bene. Infatti, cioè, per donare siete sempre... Siete sempre lì, diciamo, come si può dire, siete sempre, potete sempre essere disponibili a una bella donazione. Sempre, ovviamente, più vado avanti con la carriera, più è alta la donazione, mio caro. Allora, lui intanto lo mettiamo a lavorare sodo, non si sa mai. Vediamo se lui accetta, magari sti 1.000 simoleon sarebbe tanta, tanta roba. Gli stiamo levando un sacco di soldi. Io spero che non muoiano, diciamo, di fame, dato che gli stiamo levando i soldi.
Sì, dai, vediamo un po'. Su via, su via. Sì, secondo me sì. Ok, facciamo anche una fotina qui, non si sa mai, quelle che ho fatto sono orrende. Ugh, scusate. Perché questa potrebbe anche essere carina. Comunque lei con questi abiti mi piace troppo, non riesco a modificarla, raga. No. Non è abbastanza per assicurarsi, vabbè, spettegola. Ho proprio un piano folle, vabbè tesoro, dammi almeno, che ne so, 250 simoleon, che te devo dire. Dammi almeno 250 simoleon, forza! Forza, che è questa tirchieria che non mi dai neanche 1000 simoleon? Cioè, vuoi mettere 1000 euro così per una donazione? Adorerei, cioè, raga, che tipo di lavoro ha? Raccogliere soldi in giro, ma chi te li dà? Cioè, non so se a voi vi capita mai che ti fermano per strada per tutte queste associazioni, diciamo, benefiche. Va tutto bene, sia chiaro, fanno il loro lavoro. Però, raga, a me mi fanno un sacco ridere perché mi immagino, cioè, che ci sia qualcuno anche, no? Che decide di donare. A me piacerebbe tantissimo, vi sono sincero. Mi piacerebbe tantissimo fare beneficenza, però credo sia anche una cosa che bisogna fare da sé, non perché qualcuno ti ferma per convincerti a fare appunto un po' di donazione, ecco, cioè io la penso in questo modo, poi non so voi, anzi fatemi sapere, almeno parliamo di qualcosa, diciamo, di diverso, di anche di più, che ha un peso un po' più, no? Più importante. Allora, io direi che, raga, oddio, lui è in tutto questo, livello 5 l'abbiamo fatto, siamo per raggiungere il quarto livello, molto bene, allora facciamo la quarta ora, scusami, vediamo un po' se riusciamo a fare questa quarta ora, così leggiamo anche l'altro, io credo che sarà livello 10, tipo di motorio, lei si sta andando a coricare in tutto questo, vediamo un po'. Sì, abbiamo fatto. Attraversa la struttura d'arrampicata 3 volte. Ottieni un premio nel gioco di battitura. Consegui livello 10 di battitura. Molto bene, quindi ci dobbiamo fare questa cosa assolutamente, perché vorrei dare questo tratto in più al nostro Gabriel. Abbiamo ancora 8 giorni, se non erro, o 7 giorni, sì, 7 giorni di vita perché diventi adolescente, quindi direi che abbiamo tutto il tempo per cercare di prendere questo premio, questo tratto premio dovuto all'aspirazione da bambino. Anche perché devo dire, raga, che comunque quando mi crescono quando non ho i sim, diciamo, subito da giovani adulti, ma ce li ho fin da bambini, mi piace comunque costruire un po' il loro carattere attraverso i tratti che vengono messi man mano, oppure i tratti che riesco a conquistare attraverso l'educazione, eccetera eccetera. Comunque, ragazzi, siamo al termine di questo video, spero che questo video vi sia piaciuto, era un video un po', diciamo, di rientro dalle vacanze, e nulla, spero di portare quanti più video possibili, il mio impegno veramente di portare tanti video, e nulla, io vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.